Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il primo video in cui parlo in italiano ed è un po' strano perché di solito parlo in inglese perché ormai sono 4 anni che vivo in Inghilterra e di solito non parlo italiano così spesso, però oggi sono qua per parlare delle top 3 differenze tra la scuola in Inghilterra e la scuola in Italia. E la scuola inglese e la scuola italiana hanno un sacco di differenze, però oggi farò quello che io penso siano le più grandi differenze, ovvero l'uniforme e il regolamento, lo stato economico della scuola e la bocciatura e l'istruzione in generale delle scuole. Allora, il primo punto era l'uniforme e il regolamento. E come sapete già tutti, in Inghilterra si indossa l'uniforme per andare a scuola. E ci sono sia i punti negativi che quelli positivi di indossare l'uniforme. A me sinceramente piace l'uniforme perché è più veloce la mattina e poi non è che devi spendere così tanti soldi per comprare vestiti. E secondo me il motivo per cui c'è l'uniforme nelle scuole è perché così non c'è discriminazione. Per esempio, se te è un ragazzo ricco e un ragazzo povero, non è che quello povero si sentirà inferiore perché non ha dei vestiti nuovi come quello ricco, però siamo tutti uguali. E è anche formale perché, come sapete già tutti, l'uniforme sembra così e come potete vedere è molto elegante e formale. Però il fatto che sembriamo tutti uguali può anche essere un punto negativo per quelli che cercano di distinguersi tra la massa, perché ovviamente indossando la stessa cosa tutti i giorni non è che puoi proprio mostrare la tua personalità così tanto. Se a te piace distinguerti non è che sarà tipo un punto così positivo. E per il regolamento, io adesso sto parlando della mia scuola perché tutte le scuole in Inghilterra hanno un regolamento diverso, però nella mia scuola non si può indossare gioielli di ogni tipo, quindi non neanche orecchini, non si può indossare trucco, non si può tingersi i capelli, non si può avere lo smalto o le unghie finte. Ovviamente io penso che sia un po' stupido perché a scuola dicono che tutte queste cose può influenzare la tua educazione, però sinceramente io non vedo come avere un po' di trucco potrebbe influenzare la tua educazione, però è il regolamento. Il punto numero due che avevo detto era lo stato economico della scuola, se si dice così non sono sicura, però le scuole in Inghilterra te non devi comprare quaderni e non devi comprare libri perché te li dà tutti la scuola. Quindi, per esempio, questo è il mio quaderno di religione. Questo era quello dell'anno scorso. E comunque la scuola ci dà tutto. L'unica cosa che devi comprare sono tipo le penne e quelle cose così. E un'altra cosa delle scuole in Inghilterra è che in Italia te, quando arrivi alla fine della terza media, devi scegliere in quale liceo andare o quale scuola superiore, quindi lo scientifico, linguistico, tutte queste cose qua. Però in Inghilterra non c'è, quindi andiamo tutti nella stessa scuola. Però quando arrivi a Year 9, hai queste cose che, a Year 8 actually, hai queste cose che si chiamano options, quindi te scegli due materie in cui specificarti, credo che si dica così. Quindi tipo io ho scelto cibo e cucina, quindi mi sa che sarebbe l'alberghiero in Italia. E ho scelto anche una seconda lingua, quindi sarebbe il linguistico. Penso che sarebbe meglio perché se tipo te arrivi alla fine della terza media e ti piacciono due cose, devi sceglierne una, ma invece qua puoi scegliere più di una cosa. E per questo motivo la scuola è gigantesca. Cioè, noi nella scuola abbiamo un teatro, una palestra, una sala di musica, una sala di danza, un food room che è una sala per cucina. E di solito prendiamo lezioni di cucina, cioè non così tanto, però di solito nell'anno 7-8, e dopo, se come me lo scegli per la tua opzione, hai 3 ore di settimana di cucina. Quindi abbiamo anche una sala di cucina. Tipo nella scuola intera penso che ci siano tipo 10 aule computer, e in comparazione in Italia ne avevamo solo una, però qua ci sono 10. Abbiamo una palestra che te ci puoi andare le lezioni di educazione fisica, a volte andrai in palestra. C'è anche una biblioteca gigantesca dove ci sono due piani e tipo ci sono un sacco di computer, un sacco di libri. E una cosa che trovo strana è che in Italia, sia nella scuola
elementari che nella scuola media, avevamo una libreria in scuola, però non ci andavamo mai. Quindi non so il motivo per la biblioteca là, però non ci andavamo mai. Invece qua puoi andare tipo tutte le volte che vuoi. Puoi andare prima che la scuola cominci, puoi andare a merenda, break time, non so come si dice, e puoi andare all'ora di pranzo e puoi andare dopo scuola. E dopo scuola ci sono anche un sacco di attività, after school clubs si chiamano, che sono le attività dopo scuola. C'è tipo sport, c'è recitazione, c'è musica, ci sono tutte le cose. E io due o tre anni fa, non mi ricordo, ho fatto questa cosa che si chiamava Rock Challenge, che è una competizione di danza quindi la nostra scuola verso tutte le scuole nella nostra città. E era gratis, non dovevi pagare per niente. Mentre mi ricordo che in Italia, nelle medie, c'era questo club di recitazione, però dovevi pagare. Quindi io non ci sono mai andata. Mi sarebbe piaciuto andarci un sacco, però non ci sono mai andata. L'ultimo punto che avevo per la differenza tra la scuola inglese e la scuola italiana era la bocciatura e l'istruzione scolastica. Allora, in Inghilterra non puoi essere bocciato, non puoi ripetere l'anno. Se hai dei voti insufficienti, non ripeti l'anno, semplicemente vai nel prossimo anno e loro cercano di aiutarti. Però è molto raro che una persona sarebbe così tanto indietro, perché in Inghilterra abbiamo questa cosa che si chiama set. Quindi ci sono top set e bottom set. Nella nostra scuola ci sono 7 set per ogni materia diversa. Quindi per matematica avrai set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inglese set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E così per tutte le materie. Quindi se te sei bravissimo in una materia sarai in set 1. Mentre se te sei non così tanto bravo, set 3, dopo non bravo per niente, set 7. E è una cosa che secondo me aiuta un sacco, perché se te sei bravissimo in matematica, sarai con le persone bravissime, così loro ti spingeranno ad essere anche più bravo. Però se te non sei così brava, sarai nel set 7, dove fate cose un po' più facili. E la cosa che mi piace di più di questo è che non è che sei in un set per tutto. Quindi io quando ero arrivata non ero per niente brava in inglese e quindi ero in set 7, che è il set peggiore, però in matematica ero abbastanza brava, quindi ero in un set più alto. E comunque durante l'anno, quando fate le verifiche, puoi andare su di un set o andare giù di un set, e cioè cambiano sempre i set e dipende da come fai le verifiche. Un'altra cosa in Inghilterra è che non si studia così come si studia in Italia. A volte ti dicono di ripassare, di fare quelle cose così. Però studiare non è, cioè io non studio mai. L'unica cosa che faccio è ripasso e faccio i compiti, però non studio, perché il modo in cui insegnano, cioè te se ascolti in classe non è che devi andare a casa e studiare così tanto. L'unica cosa che faccio è ripassare di solito e non studio quasi mai. E l'ultima cosa è il detention, che sarebbe tipo una detenzione. Se te non fai i compiti, di solito in Italia ti danno note e cose del genere, però se te non fai i compiti qua ti danno una detenzione, cioè o nell'ora di pranzo o dopo scuola te vai in un'aula e di solito ti fanno tipo scrivere tutto il regolamento della scuola su un foglio. La detenzione è una cosa che ovviamente non è così, cioè se te hai delle cose da fare dopo scuola non è che vuoi essere in detenzione, quindi le persone automaticamente faranno i compiti, però non tutti fanno i compiti. E la detenzione lo puoi anche avere se sei in ritardo, se non fai i compiti o se non ti comporti bene nelle lezioni, quindi se fai troppo casino a lezione ti mandano fuori dall'aula e dicono: a detenzione oggi dopo scuola. Ok, quello è tutto per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Sto cercando di raggiungere i 300 iscritti. Adesso ne ho 238. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi e ci vedremo la prossima volta. Ciao!